Ieri sguardo con il sorriso alle KK Hotel, già ti sentivi di poter fare una grande prestazione. Il gol è vero, è stato facile, ma il movimento per liberarti e trovare quello spazio tutt'altro che semplice. Sì, no, alla fine in allenamento ci si conosce e ho cominciato a conoscere i compagni e le loro giocate, quindi è un'azione che fa spesso Desogus andare sul fondo e io ne ho approfittato. Quanti gol finora, Edoardo? 4. Ecco, la domanda mia anticipava quella vera, in quanti minuti giocati? Non lo so, sinceramente. Però una media gol importante. Sì, sicuramente sono contento. La partita, l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento del Pescara? Sì, non è stata magari una partita pulitissima tecnicamente parlando, però comunque era importante essere squadra e uscire da qua con i 3 punti. Non l'ho chiesto a nessuno degli altri protagonisti qui in Mix Zone, ma quanto era difficile il terreno di gioco oggi? Parecchio, però questo è, non ci si può fare niente, così anche per gli avversari e niente, è andata bene. Ti dico che il Crotone l'ha recuperata alla fine con Gelbison 1-1, ma il Pescara ha recuperato 2 punti per il secondo posto, oggettivamente vero obiettivo del Pescara. Sì, quello sì, però comunque dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare la classifica, quella si guarderà alla fine, dai. Una domanda da studio, vediamo se Fabio Ferraresi vuole chiedere qualcosa a Edoardo Vergani che vi ascolta tra pochissimo. C'è Giovanni Tontodonati. Ciao Giovanni, domanda per Vergani. Ciao Enrico, faccio i complimenti a Vergani perché, come hai detto tu, insomma, sta sfruttando, no? Al massimo i minuti messi a disposizione da Colombo, praticamente segna un gol ogni poco più di 100 minuti giocati. Le volevo chiedere una dedica per questo gol e soprattutto se si aspetta di giocare titolare anche nelle prossime partite. La dedica è scontata, ai miei familiari, a me stesso, perché comunque sono sempre sul pezzo, sono sul lavoro. E la seconda domanda qual era, che non ho capito? Se vuoi giocare più spesso, la maglia da titolare la chiedi anche nelle prossime partite? No, quello si vedrà, non lo decido io continuerò a fare come sto facendo, sempre sul pezzo come ho detto. Vergani sta bene a Pescara, a gennaio si avvicina, non c'è dubbio. Sì, quello sicuramente.